Bentrovati su Deal Flower e diamo subito il benvenuto al nostro ospite Gianluca Melania di The Wild Group. Grazie per essere qui con noi Gianluca. Grazie a voi, buongiorno. Partiamo da una delle più grandi operazioni del mercato assicurativo italiano per quanto riguarda il 2023, che insomma è entrato nel secondo semestre, quindi è ancora assolutamente di rilevanza attuale, cioè l'ingresso di Pollen Street nel capitale sociale di Wild Group, InsurTech Broker Aggregator Nazionale. E allora Gianluca, ripartiamo da qui, dai motivi di questa operazione, quali sono gli obiettivi evidentemente e anche, come detto, insomma, raccontare un po' la grandezza di questa operazione. Allora, diciamo che nel 2021, sull'onda dei grossi round di investimento che si stavano facendo nel mercato, c'era tanta liquidità, tassi di interesse molto bassi, quindi grande potenzialità di investimento. Vedevamo molte aziende che nel mondo dell'insurtech stavano facendo dei round di investimento molto rilevanti, a delle valutazioni assolutamente spropositate, e raccoglievano tanto capitale. Bei tempi, tassi bassi. Bei tempi ormai andati. Però questa cosa ci metteva un po' in difficoltà, perché non capivamo quali fossero effettivamente i fondamentali di queste aziende. Le avevamo studiate un po' tutte e ci rendevamo conto che forse ci si era spinti un po' troppo oltre. Ciò nonostante, dovevamo rimanere competitivi sul mercato, e l'unico modo per rimanere competitivi su un mercato come quello attuale è sicuramente avere un grosso partner finanziario solido, capace, con un ottimo know-how nel settore dell'intermediazione assicurativa, da poter dare supporto al management e alla crescita aziendale. Vi ricordo che Wild Group è un'azienda molto giovane, no? Nasce nel 2016 dalla fusione di tre piccole aziende, e nel frattempo fa una crescita dirompente all'interno del mercato. Dal 1980 ad oggi non c'è stata altra società di intermediazione assicurativa che abbia avuto un tasso di crescita combinato annuo come quello che ha avuto Wild Group negli ultimi 4. Pertanto ci siamo rivolti al mercato dei capitali proprio per trovare un partner finanziario che riuscisse a backupparci, a darci quella solidità e quella volontà di crescere e quelle ambizioni che effettivamente avevamo e che avevamo capito avere anche il business model che avevamo strutturato. E così nel 2021, siamo fine 2021, inizio 2022, siamo partiti con questo processo di ricerca di un investitore finanziario che potesse entrare in partnership con noi. Nel frattempo è successo di tutto, ma tutto sommato è stato un grande vantaggio, perché nonostante tutto Wild Group è sempre stata un'azienda molto solida, cash flow positive e con EBITDA margin positive, quindi tra tutti coloro, quegli attori che erano sul mercato in quel momento, gli unici che potevano essere considerati meritevoli di un investimento erano solo quelle aziende, appunto, cash flow positive e EBITDA margin positive. Non abbiamo mai bruciato un euro di cassa, abbiamo sempre generato profitti. E così infatti è stato, tant'è vero che come possiamo vedere nel 2000, fine 2022, inizio 2023, le operazioni di aumenti di capitale importanti, investimenti da parte dei VC e private equity sono molto molto contenuti, no? Proprio perché fino ad oggi c'è stato un mercato molto molto florido, molto molto toro, vivace, oggi, certo. Vivace. Oggi invece si torna più al back to basics, no? Fondamentali, flussi di cassa positivi, EBITDA margin positivo e solidi modelli di business. E niente, è stata una negoziazione molto lunga, molto intensa, ci ha fatto crescere molto, ci ha fatto imparare delle cose che dell'azienda non sapevamo, ci ha rafforzato e ci ha dato molta solidità per il futuro. Di solito dell'InsurTech si dice stiamo crescendo, l'Italia cresce ma non quanto l'Europa. In considerazione di quello che sta accadendo adesso in questo periodo, c'è da aspettarsi un ulteriore, diciamo, restringimento di investimenti dal vostro punto di vista, oppure insomma si può continuare in qualche modo a sorridere? Allora, siamo sempre stati fanalino di coda all'interno dell'Europa e dell'ecosistema europeo. Ancora oggi, più di ieri, gli investimenti si continueranno a contrarre, i tassi di interesse sono molto alti, il costo del capitale quindi va remunerato correttamente, e attualmente le insurtech non hanno ancora sviluppato modelli di business molto solidi che generano profitti. Questo è il motivo per cui quello che ci aspettiamo nell'andare avanti sia un'ulteriore contrazione degli investimenti in InsurTech, soprattutto su quelle aziende
magari più innovative, più piccoline, meno tradizionali, che potrebbero esprimere un grande potenziale, ma che in questo momento diventano un investimento troppo a rischio. Mentre probabilmente gli investimenti si concentreranno su quelle che sono un po' più consolidate, che magari genera un po' di flussi di cassa, ci saranno ulteriori concentrazioni, molta M&A magari anche tra aziende che sono state precedentemente investite, quindi insomma diciamo che i prossimi 12-24 mesi non sono proprio Sfavillanti. sfavillanti. Per chiudere, quale può essere insomma una chiave di volta per svegliare in qualche modo il mercato al di là della situazione che non agevola, no? Ovviamente questo tipo di investimenti e di crescita, ma la svolta, se può arrivare, come può arrivare, un fattore chiave secondo te? Allora, a mia opinione, all'interno del contesto macroeconomico italiano, proprio, è la cultura imprenditoriale Cultura imprenditoriale. del piccolo medio imprenditore italiano, cioè tende ancora a legarsi troppo alla propria azienda, no? Non considerarla come un qualcosa di diverso da sé, e quindi ci rimane troppo attaccato. Rimanere attaccato all'azienda significa che la rallenti, perché potenzialmente avrebbe, delle potenzialità di crescita molto superiori a quelle che tu riesci a dare. Quindi un po' di cultura d'impresa, un po' di aggressività da questo punto di vista nell'essere capace a lasciar correre l'azienda in autonomia e supportarla per farla crescere. Sicuramente questo è un po' l'obiettivo che ci dobbiamo dare nei prossimi anni per formare la nuova classe di imprenditori del domani, che siano un po' più aperti verso l'Europa e verso strutture di investimento più ampie, in cui magari non hai una proprietà unica indivisa del piccolo Certo. imprenditore, ma dove si apre l'azionariato, si introiettano know-how di diverso tipo a favore della crescita aziendale. E ci torneremo assolutamente su questo argomento e perché no, magari lo faremo ancora con l'aiuto di Gianluca Melani, che intanto ringrazio, a DD Wild Group. Buon lavoro ovviamente e alla prossima. Grazie mille, buon lavoro a tutti.